Proseguiamo con il discorso sempre Eolite. Abbiamo visto fino adesso come l'Eolite ci permette di fare tutte le varie modifiche in corso d'opera. Vediamo invece adesso come realizzare magari alcuni particolari. Una cosa che si presta molto bene nella realizzazione, che cos'è? È il muretto. Muretto che può essere il classico muretto di mattoni, muretto in pietra. Quindi adesso vediamo proprio dal vivo come con questo materiale diventa molto facile la costruzione di qualsiasi muretto intonaco o altro. Vediamo un attimino come fare. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente segnare, utilizzando una riga e utilizzando o una matita oppure un punteruolo, anche uno spillo, quello che sono che cosa? Le righe parallele del nostro muretto. Poi inizieremo con le righe verticali. Come vedete, l'incisione è molto semplice. Come ho già detto altre volte, a secondo del tipo di attrezzo che si utilizza per incidere, abbiamo dei segni più o meno regolari. Il segno più regolare possibile è dato dalla matita oppure dalla lama del taglierino. Utilizzando un punteruolo il nostro segno rimane più in regolare. Allora, questo è molto importante da tenere presente, perché se noi dovremo fare dei mattoni di una casa moderna dove sono perfettamente regolari, puliti, senza bordi rovinati, bisognerà per forza utilizzare una matita oppure la lama del nostro taglierino. In questo caso invece noi stiamo facendo che cosa? Dei mattoni vecchi, quindi il mattone vecchio le intemperie l'hanno rovinato, perciò ci serve già un bordo più frastagliato, perciò utilizzeremo quello che è appunto un punteruolo o uno spillo. Adesso noi stiamo facendo vedere quello che è un mattone molto grosso, anche per ragioni un attimino di ripresa, però è chiaro che questo materiale si presta molto bene per realizzare anche dei mattoni molto molto piccoli. Adesso cosa state vedendo? State vedendo come invecchiare, in pratica rovinare, quello che è il nostro mattone, cioè lo stiamo proprio invecchiando. Perché la superficie del nostro mattone, essendo un mattone vecchio, non è una superficie perfettamente levigata, ma è una superficie rovinata. Utilizzando in questo caso il nostro punteruolo al contrario. Il nostro punteruolo al contrario, che non è altro che un uncinetto, ha una forma praticamente a U. Terminato il lavoro di incisione, chiaramente bisogna dare solo una pulita, utilizzando un pennello a setole dure, semidure, oppure uno spazzolino da denti. È chiaro che con il pennello daremo una semplice pulitura, con lo spazzolino da denti invece rovineremo maggiormente ancora quello che è la superficie del nostro muretto. Questo è un esempio di muretto fatto con i mattoni. Adesso vediamo un attimino invece un muretto fatto con le pietre. La prima differenza, come
notate è che mentre nel muretto di mattoni è stato utilizzato una riga per segnare in pratica le fughe del mattone, in quanto ovviamente il mattone deve essere una cosa molto regolare, per quanto riguarda invece un muretto in pietre non si fa nessun utilizzo di riga, ma si va proprio a incidere in modo casuale, perché ovviamente un muretto, se lo guardate nella realtà, un muretto di pietre non è mai fatto con pietre perfettamente grandi uguali, è fatto con pietre grosse, piccole. Quindi bisogna anche in questo caso andare in casualità, come in pratica nella realtà. In questo caso si sta utilizzando un pennello a setole molto dure, perché dovremo avere una superficie ancora più rovinata rispetto al mattone che abbiamo visto prima. Utilizzando poi il pennello al contrario, cioè in questo caso il manico del pennello, si riesce a dare altri tipi di effetti ancora. Infatti, come vedete, il risultato finale è dato solo dall'utilizzo dello strumento in modo completamente diverso, perché il pennello può essere utilizzato al contrario, ad esempio semplicemente pressandolo sulle ulite, e abbiamo ancora risultati completamente diversi. Poi dipende ovviamente anche dalla forma del nostro manico del pennello, perché è chiaro che se noi utilizzeremo un pennello dove avremo un terminale diciamo a scalpello, avremo un effetto; se avremo un terminale rotondo avremo un altro effetto ancora. Addirittura possiamo usare anche il terminale della spatola in modo tale da avere dei terminali con delle larghezze completamente differenti. Possiamo usare anche spilli. Per quanto riguarda il muretto in sassi, altre cose da tenere molto in considerazione sono le fughe del sasso. Le fughe del sasso devono essere chiaramente più profonde rispetto alle fughe del mattone, perché il mattone generalmente è tenuto fermo da cemento o altri composti. Il sasso quasi sempre viene chiamato appunto muretto a secco, in quanto muretto a secco cosa comporta? Anzi, cosa non comporta? L'uso di cemento per tenere fermo il sasso, ma in pratica vengono proprio appoggiati i sassi uno sull'altro e poi magari con solo della terra pressata per tenere fermo il tutto, per questo che viene chiamato appunto muretto secco. Quindi è chiaro che la nostra fuga del nostro sasso sarà sicuramente molto più profonda che non la fuga di un mattone. Adesso vedete come si sta lavorando la nostra superficie per cercare di arrivare a quello che è deve essere una superficie il più possibile uguale a quella che può essere proprio una superficie di un sasso. Quindi un sasso perfettamente regolare non lo si vede. Infatti vedete che utilizza vari strumenti proprio per riuscire ad avere varie tipo di finiture. Queste sono le particolarità principali che bisogna tenere in considerazione quando si lavora per realizzare appunto o un muretto di mattoni oppure un muretto in sassi.
Adesso arriva a fare quello che è il completamento superiore. Come vedete, questo materiale, l'eolite, è molto facile da lavorare e invece di fare il nostro muretto utilizzando sassolini o altri materiali più difficili da utilizzare, con questo si riesce veramente a fare di tutto e di più. Quindi possiamo realizzare non solo i muretti classici, questo potrebbe essere ad esempio un muro di un castello. Quindi possiamo nel nostro plastico, nel nostro diorama, costruire ad esempio anche il nostro castello, possiamo, oltre che il nostro muretto, possiamo utilizzare le stesse tecniche per costruire ponti di qualsiasi tipo, perché una volta realizzato il muro si tratta poi di tagliarlo e assemblarlo per realizzare che cosa? La nostra struttura di un ponte. In pratica, il ponte come è stato fatto? È stato fatto incidendo le due pareti laterali del nostro ponte, dopodiché è stato assemblato e ovviamente abbiamo inserito dei fogli di eolite all'interno, incidendoli poi anche all'interno. Questo poi è servito per farci ovviamente un master, la gomma e poi la produzione classica in resina. Però inizialmente è stato fatto nello stesso modo. Come vedete, si può arrivare ad incidere anche pietre molto ma molto piccole. Questo infatti è un ponte in scala 1,87. Adesso vediamo magari come da una parete intonacata possiamo creare una serie di crepe. Adesso stiamo togliendo l'intonaco. In pratica, per arrivare a quello che sarà un risultato finale, dove avremo l'intonaco, la parte dove si è tolta l'intonaco e a questo punto abbiamo a vista il mattone. Alcuni hanno chiesto come faccio a incidere i mattoni molto ma molto piccoli. Adesso abbiamo visto l'incisione appunto di sia mattoni che pietre abbastanza grossini. L'incisione delle pietre piccole ovviamente non si può fare utilizzando una matita, un taglierino oppure un punteruolo. Bisogna costruirsi quello che può essere proprio un attrezzo particolare. La costruzione di un attrezzo particolare è di una semplicità estrema. Cosa si utilizza? Si prende un vecchio pennello. Il vecchio pennello, gli togliamo quello che sono le setole interne, vengono proprio eliminate, viene scavato il nostro pennello per togliere ovviamente tutti i vari pelucchi. Quello che ci è rimasto oramai di quei pochi peli, e abbiamo creato che cosa? Abbiamo creato la prima base di un attrezzo, che è in pratica la nostra ghiera di fissaggio delle setole al pennello. A questo punto questo può essere già un attrezzo che ci può servire per fare dei cerchi
perché basta una leggera pressione. Se vogliamo arrivare invece a fare ovviamente una cosa quadrata, allora diventa un'impresa un po' più difficile, in quanto dobbiamo realizzare in pratica il nostro quadrato. Facciamo l'apertura del nostro attrezzo quadrata, come avete visto, schiacciandola e poi lavorandola appena appena con le pinzette per renderla rettangolare. A questo punto, una volta che è rettangolare, possiamo, se vogliamo fare appunto i mattoni, in questo caso non serve l'incisione, ma teniamo una riga come riferimento e poi ovviamente con tanta pazienza, riprendendo dal punto precedente, non facciamo altro che calcare leggermente per arrivare a fare la nostra fila di mattoni. Quella sotto basta ovviamente farla in maniera sfalsata, quindi si parte dall'altro sfalsato e a questo punto, come vedete, i mattoni rimangono tutti quanti regolari, uguali, stessa lunghezza, stessa altezza. Però questo è importante saperlo fare, perché ci permette veramente di realizzare tutti i tipi di muri che vogliamo. Per le pietre è la stessa cosa. Per le pietre, invece di avere un attrezzo regolare, avremo un attrezzo a forma di pietra, anzi un attrezzo, più attrezzi a forma di varie pietre, e procederemo sempre nello stesso modo. Chiaramente non avremo una forma regolare, ma avremo delle forme irregolari. Quindi è importante che quando il pennello è finito non lo si butti via, ma lo teniamo, perché proprio la sua ghiera ci può permettere di creare uno strumento veramente utile per quanto riguarda l'incisione. Infatti, se noi utilizzeremo ad esempio pennelli di diametri e fogge completamente differenti, potremo avere svariati attrezzi per l'incisione. Sicuramente è molto più facile ricavare una forma rettangolare dal cosiddetto pennello piatto, mentre dalla forma circolare e irregolare per la pietra da un pennello tondo. Questo è ovvio, infatti queste due forme sono molto simili, se non nelle dimensioni. Una volta che questo ho tolto le setole, l'attrezzo è praticamente lo stesso ed è già quasi formato, devo solo regolarizzarlo un attimino. Per la pietra invece lo devo irregolarizzare un po' di più. Quindi quando io ho tutta una serie di attrezzi costruiti in questo modo, in modo veramente facile riesco a inciderla. Poi è chiaro che posso andare oltre. E oltre cosa significa? Significa che in questo caso, come abbiamo visto, posso ovviamente ad esempio creare delle rotture ulteriori, dove posso grattarlo via in modo tale che posso avere dei mattoni, in questo caso con una profondità più accentuata. Però la tecnica per realizzare tutto è sempre la stessa. Poi, come abbiamo visto prima, dipende proprio come si sta lavorando, come si sta utilizzando l'attrezzo per arrivare ad avere risultati completamente diversi. Questo è
molto facile e intuitivo.